Ok, ciao amici, da Giacomino pensaci tu, rubriche, dirette e curiosità. Abbiamo avuto problemi di connessione, si è staccata la diretta. Riprendiamo la diretta sperando che non cade più la connessione. Oggi andremo a fare la nostra pasta con le sarde. Pasta con le sarde, però senza finocchietto. Fare questa ricetta necessita di mollica, uva passera, pinoli, un goccio di vino bianco, della cipolla, dell'aglio, delle acciughe, dello zafferano, del peperoncino, dell'olio extra d'oliva e naturalmente le nostre sarde che vi farò vedere come si puliscono. Adesso l'ho messo in acqua. Comunque, condividete questa diretta e lasciate i vostri commenti che risponderò a tutti. Allora, come ho fatto vedere, si prendono le sarde, si stacca la testa, vedete, in questo modo, si apre nella parte qua, si toglie il budella, vedete? A questo punto, no? Andrò a staccare la risca, vedete? Si toglie questo modo e tiriamo via le spine, vedete? Così andrò ad aprirla così al libro o a portafoglio e toglierò questa parte qua dietro la schiena. Ho utilizzato un coltellino e andato a togliere questo che è fastidioso. E questo è il primo passaggio. La vado a lavare un pochettino, vedete? E l'andrò ad appoggiare adesso in questo piatto. Questa è già la tela staccata, si stacca la testa, si apre la parte della pancia, si tolgono via gli interiori, vedete? E si apre con la punta del dito tutto. Dopo tirare via la risca dal mezzo, in questo modo, vedete? E a questo punto vado a togliere anche la parte dietro, che è una parte fastidiosa quando la andremo a cucinare. E voilà. La vado a sciacquare e questo è il primo passaggio da fare. Voilà. Riepiloghiamo. Stacchiamo la testa in questo modo. Vado ad aprirla col dito nel mezzo, libererò gli interiori del pesce, con la punta del dito, col pollice, vado ad aprirlo tutto e andrò a togliere la rischia in questo modo. Vedete? Rischia e coda vanno tolte via e la parte di dietro. Vado a sciacquare il nostro filetto e lo vado a posizionare qua. Si prende la sardina, metto un pochettino più, così. Si prende la sardina, si toglie via la testa, ho quasi tolto tutto, si toglie via gli interiori, la parte di dietro e ora. Vado a prendere la sardina, staccare la testa, col dito aprire la pancia, vedete? Togliere gli interiori e tirare fuori la rischia, vedete? In questo modo. Si sciacqua per bene, toglie via il sangue e voilà. Prendete la sardina, staccate via la testa, togliete l'interiore, in questo modo, togliete tutto quello che c'è dentro, vedete?
l'area arrisca, vedete, con la coda, in questo modo, si sciacqua, si toglie dal sangue, andate, togliete anche la parte della pinna che c'è sulla schiena, e voilà. Prendiamo il nostro pesce, stacchiamo la testa, apriamo col dito la pancia, vedete, togliere l'interiola e spilare via la rischia del mezzo, tirare via la rischia con la coda. Vedete, è un lavoro delicato. Sciacquare bene. E togliere la parte della schiena. E voilà. Prendi la sardina, stacca la testa, si apre la pancia, si toglie via la rischia e la coda. Si sciacqua bene. E continuiamo così facendo. Staccare la testa, aprire la pancia, togliere via le budella, andare fino in fondo, aprire il portafoglio, vedete? Togliere via la rischia, in questo modo, e la coda, sciacquare tutto bene. E togliere la parte di dietro della coda. Togliamo via la testa. Apriamo la pancia. Togliere le budella. Togliere la rischia. Sciacquare bene. E togliere la parte dietro della schiena. Togliere la testa. Apriamo la pancia. Così. Avete delle domande, commentate, che poi risponderò a tutti. Stacchiamo la testa, pulirla delle loro budella. E togliere via la rischia così. Togliere la testa, aprire la pancia nel mezzo. Togliamo via la rischia. La parte della schiena, sciacquare
Era. Poi è imparato a fare le acquamo bene di nuovo il pesce. Allora, amici, fatto questo lavoro, si prende di nuovo il pesce, vado a togliere la parte della pancia, ci sono le spine. Vedete, prendete qua il pesce, togliete la parte accanto alla pancia che ci sono delle spine e andremo ad utilizzare solamente, diciamo, il filetto. La sarda è un pesce comunque povero, costa non più di 5 euro al chilo, perciò necessita di tanto lavoro. Non è come l'agosto, il gambero, ve lo pagate 100 euro e lo mangiate crudo per com'è, vedete? Prendiamo il filetto, togliamo la parte della pancia che sono le spine. Vediamo. Vediamo
E queste sono le nostre sarde aperte al libro e sfilettate. Giacomino, pensaci tu, pensa anche a insegnarvi, a farvi vedere come si pulisce il pesce. Non faccio le dirette col pesce già pulito, che non vedete niente, perché tanti naturalmente non lo sanno pulire né sfilettare e neanche togliere le rischie. In questo modo, con le mie ricette, non solo imparate la ricetta, ma imparate anche come pulire e spilettare un pesce. Mi dispiace solamente che non sono arrivati i finocchi selvaggi, che il mio amico Tony Fusco mi aveva garantito che me li faceva avere, ma non è colpa lui, non sono arrivati. I finocchi sono rimasti alla favorita, o in montagna. Beato per chi ci va. Togliamo la parte della pancia dove ci sono le spine, che poi comunque queste verranno utilizzate in un'altra ricetta. Dovrò fare un brodetto. Togliamo la parte con le spine. Punto. Vado a pulirmi sempre il piano di lavoro. Vado a sciacquarmi questa. Andiamo, masse pulito e voilà, adesso possiamo iniziare l'altra bene. Allora, per fare la pasta con le sarde, avete visto, ho spellettato le sarde, le ho pulite degli interiori, ho tolto le rischie, ho tolto la parte di dietro, ho tolto le dischi, quelle piccole accanto alla pancia, li ho lavati. Adesso si prende una cipolla, la vado a tagliare a quadratini in modo piccolissimo, vedete, in questo modo faccio dei tagli orizzontali e verticali, poi la unisco con le punte delle dita girate, vado a tagliarla a quadratini piccoli piccoli. Poi ci sono tanti che iniziano i commenti: troppa cipolla, troppo aglio. Amici, senza cipolla, senza aglio, non è cucina italiana. Dove si fa? L'aglio, la cipolla, l'alloro, il basilico, il prezzemolo, i pomodori sono la base della cucina italiana. Io faccio tutto con cipolla abbondante. A me piace e la mangio. Okay. Anche questo vado a tagliare in tagli verticali e orizzontali, poi la vado a tagliare.
Fatto, fatto, battuto di cipolla. Fatto ciò, prendete dell'olio extravergine d'oliva, questo è olio di Sciara, provincia di Palermo, mettete in abbondante, olio fatto, raccolto dai contadini, dalla famiglia Fusco, queste sono le olive della famiglia Fusco, macinate da Galbo, la macina di Galbo, Galbo a Sciara. Allora, prendiamo la cipolla, la mettiamo qui nell'olio, vado ad aggiungere, tanti non lo fanno, questa è una pasta che mangerò io, mangeranno mia moglie e i miei figli, la faccio in modo mio, vado ad aggiungere anche due spicchi d'aglio, anche se tanto di grano l'aglio non ci va, a casa mia ci va. Andremo a rosolare la cipolla e l'aglio. Mi è finito l'alloro, altrimenti aggiungiamo anche l'alloro. E andrò ad aggiungere due sardine, sardelle, per dare un po' di sapore, quelli sott'olio, vedete? Due sardine, anche tre, anche se no perché come lo devo mangiare io. Io buono. Sono un po' emozionato. Vedete, aggiungiamo qua le sardine. Questa qua la mangio io. Quando la cipolla sarà rosolata e la sardina, la sardella sott'olio sarà sciolta, andrò a unire uva, passera e fenoli. Vedete? Passiamo la fiamma. Fatto ciò, prendiamo le sardelle e li vado a posizionare in questo modo, con la pancia in giù. Allora, vedete, avvicino. Cipolla rosolata, abbiamo messo l'acciuga, uva passera e spinoli, a questo punto andrò a unire un pizzico di vino bianco. Lascerò che si sfumano un po', vedete? Qui nel vino. Andrò a unire dello zafferano, io ce l'ho nella boccettina già preparato, del sale, del peperoncino. È un pizzico di pepe nero.
Vedete? Zafferano, sale, pepe, un pochettino di peperoncino. Fare la pasta con le sarde necessita il bucatino, si usa il fare il bucatino. Ora io, siccome sono a dieta, siamo a dieta, sto andando a mettere dello spaghetto integrale. Voi a casa che non siete a dieta, andate a unire il bucatino e non lo spaghetto e non la pasta integrale. E voilà. Lo spaghetto si cala nell'acqua intero. Vedete? Andiamo un pochettino la magia, lo fa. Lo metto abbondante. E andrò a salare l'acqua della pasta che non ho salato. La pasta con le sarde va il bucatino. Ma per una questione che io sono a dieta, ho utilizzato lo spaghetto integrale. Sono ingrassato con questo lockdown, ho preso troppi chili, mi è salito anche il colesterolo. Perciò dobbiamo adesso evitare frittura, evitare pasta, pane. Oh. Le sarde comunque necessitano di poca cottura, 5 minuti. Le questo punto vado ad aggiungere un po' di acqua di pasta. Lasciamo finire la cottura. Vedete? Ora, la pasta con le sarde va fatta con un ultimo procedimento. Andiamo a tostare della mollica. La mollica si accende l'olio, un pentolino, si mette dell'olio extravergine di oliva, vedete? Si aggiungono due teste d'aglio per dare sapore intere, poi vanno tutte. E normalmente ci va anche una foglia di alloro che io non c'ho. Qua cuciniamo la pasta. Mettiamo il basso. Vedete amici, la pasta sto cucinando, il sugo con le sardelle pure e anche la mollica. Allora, comincio a fare ora poi te lo do, dei saluti. Saluto a Paolo Buttitta che ci sta guardando, a Giuseppe Selvaggio, a Stefano Annibale, a Gianluca Muscarella da Milano. Ciao Gianluca, un abbraccio. Tutto bene Gianluca, siamo ancora qua in lockdown. Un saluto anche. Saluto anche a Mariolino D'Amore dell'America, a Tony Fusco, al Rewind di Muscarella Pietro sulla stradale di Lascari. Troverete il Rewind dove potete comunque mangiare un'ottima pizza, delle buonissime arancine. Non per caso Muscarella Pietro è il Reuccio delle arancine a Cefalù. Un saluto anche a Stefano Annibale. Se la diretta comunque vi è piaciuta, condividete questa diretta con i vostri amici, aiutate a crescere la pagina, lasciate un commento,
che vi risponderò a tutte. Gianluca dice: mi fa piacere che stai bene, buon pranzo. Sì, Luca, sto cucinando per me e per mio figlio adesso, no? Sto facendo la pasta con le sarde. Mi dispiace che non c'ho i finocchi selvatici, quelli sono rimasti in montagna, qualcuno è alla favorita, perciò dovevo arrivare comunque col camion, no? Dalla Sicilia, ma non sono arrivato. Vedete qua, qua si stanno cucinando le sarde. Adesso andrò a spegnere perché la sarda cucina poco. Un battitore. Qui si viene. Allora, qua l'aglio inizia a rosolarsi. A questo punto andrò a mettere la mollica, un pizzico di sale, un pochettino di peperoncino nero e andrò a tostarmi la mollica, mollica che poi comunque verrà messa sopra la pasta. Un po'. Condividete questa diretta con i vostri amici, lasciate un mi piace, un commento. Oggi vi ho fatto vedere come si puliscono e si cucinano le sarde, è un regalo che ho potuto fare. E come facciamo la pasta con le sarde in Sicilia? Le sarde, per fare il condimento, si prende dell'olio extravergine di oliva, si va a tagliare una cipolla a dadini piccolissimi, si va a rosolare la cipolla. Come variante io ho messo due teste di spicchiaio. Quando la cipolla sarà rosolata, ho aggiunto delle sardine sotto olio per dare un po' di più di sapore. Quando la sardina si è sciolta, ho unito le sarde direttamente in pentola, ho sfumato, questa è anche un'altra variante, con un pochettino di vino bianco, a me il vino piace, il gusto del vino piace, lo metto nel pesce, e poi dopo che ho sfumato col vino bianco, ho unito uva passera e pinoli, ho aggiunto dell'acqua di cottura, dello zafferano, del sale, pepe e peperoncino. La pasta è quasi cotta. La mollica quasi bruciata. Pasta quasi pronta. E andremo a impiattare. Vediamo se è cotta. Un altro minutino. Pasta integrale perché sono a dieta. Normalmente si utilizza il bucatino. Vedete, questa è la mollica. La mollica deve essere tostata. E andremo la mollica a metterla nell'impiattamento come se volessimo fare una spruzzata di parmigiano. Andiamo a mettere una spruzzata di mollica. E questo è uno. Nel frattempo prendo una padella. Vado a mettere un po' di condimento, devo accenderlo e qui andrò a saltare i nostri spaghetti. Speriamo che questo lockdown passi al più presto e torniamo alla normalità. Qua è un anno che siamo in lockdown in Germania, tutti i negozi sono chiusi, di abbigliamento, di elettrodomestici, sono solamente aperte le pizzerie. I locali che fanno asporto,
non ci si può sedere, non ci sono posti a sedere, sono vietate gli assemblamenti, c'è il coprifuoco dopo le 20, la rottura veramente di palle. Tante persone stanno a casa come me e non lavorano. Cotta la pasta, andremo a scolare, vedete, direttamente in padella. Vado a saltarla in padella e dai un po' di sapore. Unisco un altro goccio di olio per dare più sapore. Fatto ciò, andremo a fare il nostro impiattamento. Allora, per impiattare, io utilizzo un metro. Un forchettone, giro così la pasta, vedete? La vado a mettere nel piatto. Adesso prendo la schifezza. Facciamo delle belle porzioni. Guarda, 200 grammi di pasta a testa. Andremo a mettere le salve sopra. Un pochettino troppo, ragazzi, ma a me piace mangiare. Devo pulire un po' il bordo, giusto per renderlo più presentabile. E andremo a mettere una spruzzata di mollica atturrata. Vedete? Vedete?
Vedete, questa è la nostra pasta con le sarde camu di catturrata. No, 50 grammi di pasta, ma 200 grammi di pasta a testa. Ok, amici, la mia diretta è finita. Saluto ancora Gianluca, saluto a Stefano, Annibale, a Giuseppe Selvaggio, a Paolo Buttica, a Tony Fusco, a Mariolino D'Amore. Alla famiglia Francia Amore, saluto tutto Sciara, tutto Termini, tutto Cefalù, tutta la Sicilia comunque, tutti i miei amici e colleghi di Agri. Ciao caro, alla prossima. Buon appetito a tutti voi, amici da Giacomino, pensaci tu, rubrica diretta e curiosità, vi saluta. Condividete questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al gruppo di Giacomino, pensaci tu. Ciao a tutti e buon inizio settimana.